anni 30. La tecnologia tedesca domina le corse da Gran Premio con Mercedes e Auto Union, in particolar modo grazie ai loro potenti motori. Alfa Romeo non è pronta per realizzare un nuovo motore, questo perché aveva solamente 4 mesi, e quindi decidono di concepire la 16C bimotore, una monoposto caratterizzata da un motore davanti, ma soprattutto da un motore dietro al pilota. La bimotore nasce da una intuizione di Enzo Ferrari, che vuole contrastare lo strapotere di Auto Union e Mercedes. Sul telaio della P3 vengono installati due motori gemelli, col secondo posizionato direttamente sull'asse posteriore. Il propulsore è il collaudato 8 cilindri in linea con sovralimentazione volumetrica e 270 cavalli grazie all'aumento del regime di rotazione. Sulla sospensione anteriore i doppi ammortizzatori a frizione e le balestre compensano la crescita di peso. I freni a tamburo meccanici con doppia ganascia si rivelano sottodimensionati per l'aumento della potenza e delle masse in gioco. Il motore della 16C è molto affidabile, ma allo stesso tempo anche datato, quindi al limite dello sviluppo, fattore che rappresenta uno dei principali problemi di questo originale progetto firmato Alfa Romeo. La potenza sale, tanto che si raggiungono i 540 cavalli. Il problema è l'instabilità della vettura, anche per piloti del calibro di Tazio Nuvolari. Rimane però un'ultima possibilità per sfruttare il vero potenziale di questa vettura, ovvero il record di velocità. Così il 15 giugno del 1935, su un'autostrada, la Firenze Mare, Tazio Nuvolari, insieme alla sua 16C bimotore, riesce ad abbattere questo record. Sul chilometro, sul miglio, e raggiungi 364 km orari di velocità massima. L'Alfa bimotore passa alla storia per la sua versione aerodinamica, che ottiene i record sul chilometro e miglio lanciato. La monoposto viene dotata di pararuota e coda carenati, ma anche di soluzioni volte ad alleggerirne il peso. La sospensione anteriore è semplificata, riducendo gli elementi di costruzione e contribuendo all'alleggerimento dello chassis. Si lavora su una nuova versione del motore che da 2905 cm3 passa a 3165, aumentando di 15 cavalli la massima potenza. I serbatoi carburante laterali, presenti sulla versione Grand Prix, vengono eliminati in quella aerodinamica, diminuendo drasticamente pesi e ingombri. E seguendo la stessa modalità, si riduce la dimensione del serbatoio lubrificante dietro l'asse ruote, a vantaggio di un ulteriore alleggerimento delle masse vettura. In questo restyling troviamo interventi aerodinamici per stabilizzare la monoposto in velocità. Il cupolone posteriore più alto raccorda i flussi in uscita, contribuendo ad ottenere il record di velocità con 364 km orari. A miglioramento della penetrazione aerodinamica viene allestito un nuovo muso che, rispetto al disegno presente sulla monoposto standard, è più corto, meno inclinato e con una griglia radiatore più larga, trasformando la struttura aerodinamica della 16C versione record.